tangenti e fatture gonfiate, scoppia come una bomba l'inchiesta Mose, 35 persone arrestate, chiesto l'arresto per l'ex governatore del Veneto Giancarlo Galan. Nell'inchiesta Mose arrestati anche l'assessore regionale Renato Chisso e il sindaco di Venezia Orsoni, avrebbe preso 150.000 euro per la campagna del 2010. L'accusa a Galan, uno stipendio di 1 milione all'anno dal consorzio Venezia Nuova. Si difende Galan, le sue prime parole, chiede di essere ascoltato. Si faccia pulizia presto per sapere dove c'è la terra solida e dove comincia la palude, le parole del governatore della Veneto Zaia, una pagina nera per il Veneto. Sull'inchiesta Mose interviene anche il candidato al ballottaggio per il sindaco di Padova, Massimo Bitonci, e dice decapitati i vertici del Partito Democratico. Le parole anche del candidato di centrosinistra Ivo Rossi, Zaia si deve dimettere, non poteva non conoscere cosa faceva Chisso. Buonasera e ben ritrovati con l'informazione di TG Padova, la pagina interamente dedicata all'inchiesta che ha sconvolto la politica del Veneto. L'inchiesta Mose, scoperchiato un vaso di Pandora, il terzo capitolo di questa inchiesta, partito con gli arresti della Mantovani, è il filone cosiddetto politico, una nuova Tangentopoli, anzi peggio, le parole sono quelle del procuratore aggiunto Carlo Nordio, che oggi ha tenuto una conferenza stampa a Venezia. 35 le persone arrestate, un sistema di tangenti e fatture gonfiate, chiesto l'arresto per Giancarlo Galan, ex governatore del Veneto, arrestato anche l'assessore regionale Chisso e il sindaco di Venezia Orsoni ai domiciliari. È la Tangentopoli del Veneto dopo Baita e Mazzacurati con l'inchiesta Mantovani, ora il nuovo filone che riguarda il Mose, il sistema di dighe mobili che doveva salvare la laguna di Venezia. Il terzo capitolo è quello politico che ha portato all'arresto di 35 persone, tra queste l'assessore regionale Renato Chisso, il sindaco di Venezia Giorgio Orsoni, il consigliere regionale del PD Gianpietro Marchese, chiesto l'arresto per l'onorevole Giancarlo Galan, ex presidente della regione Veneto dal 1995 al 2010. Avendo trattato personalmente Tangentopoli 20 anni fa, potrei dire che la gran parte delle caratteristiche è simile, per non dire uguale, anche molti protagonisti sono gli stessi. Questo è un sistema peraltro molto più sofisticato, molto più difficile da scoprire, e va dato atto alla Guardia di Finanza di essere stata estremamente professionale e abile nel ricostruire questo giro di sovraffatturazioni. Come ha detto il generale, è molto importante comprendere che le corruzioni non sono state pagate con gli utili delle aziende, ma attraverso un sistema di sovraffatturazioni e di retrocessioni delle somme che erano state pagate ai fornitori, ai falsi fornitori, e che queste somme sono state poste in detrazione tributaria. Per cui le aziende hanno lavorato, risparmiato nel momento della dichiarazione dei redditi, e con i soldi retrocessi hanno pagato la corruzione, per cui doppiamente grave, perché alla fine le tangenti le ha pagate il cittadino. Un sistema di tangenti e sovraffatturazioni che ha coinvolto anche imprenditori, architetti, commercialisti veneti e due magistrati alle acque, Patrizio Cuccioletta e Maria Giovanna Piva. La figura di questa inchiesta, l'ex governatore del Veneto Giancarlo Galan, ex presidente della regione Veneto, ex ministro per l'agricoltura, ora parlamentare di Forza Italia, si attenderà il verdetto delle Camere per capire se daranno il via libera all'arresto. Ricostruiamo la vicenda e attorno alla figura di Giancarlo Galan. Giancarlo Galan, ex presidente della Regione Veneto, ex ministro dell'agricoltura e dei beni culturali, onorevole di Forza Italia, la figura chiave dell'inchiesta che ha sconvolto il Veneto. Per lui l'accusa di corruzione contro i doveri d'ufficio. Avrebbe ricevuto dal 2005 al 2011 da Giovanni Mazzacurati, presidente del consorzio Venezia Nuova, uno stipendio annuo di 1 milione di euro grazie a fondi illeciti nell'ambito delle opere del Mose. Soldi serviti per restaurare in più occasioni la Villa Reggia a Cinto Euganeo. Prima ammodernamenti tra il 2007
2007 al 2008 e poi la sistemazione della grande barchessa nel 2011, lavori svolti grazie a un sistema di sovraffatturazioni per prestazioni effettuate in alcuni lavori a Mestre, e così spunta fuori quel 1.100.000 euro che corrispondeva appunto al costo della ristrutturazione dell'abitazione di Galan. Il denaro, sempre secondo gli inquirenti, veniva portato da Claudia Minutillo, ex segretaria di Galan e finita nell'inchiesta Mantovani, a San Marino, dove venivano riciclati grazie a società finanziarie almeno 20 milioni di euro che le Fiamme Gialle hanno scoperto essere stati occultati in conti esteri. Oggi, davanti alla villa di Cinzia Uganeo, il silenzio. L'unica dichiarazione di Galan arriva nel pomeriggio, si proclama estraneo ad ogni accusa. Mi riprometto di difendermi a tutto campo, nelle sedi opportune, con la serenità e il convincimento che la mia posizione sarà interamente chiarita, e chiederò di essere ascoltato il prima possibile, ha detto l'ex presidente del Veneto, dicendosi sorpreso di non essere mai stato contattato prima, proprio in questi anni, dalla magistratura. Avete sentito le dichiarazioni di Galan? Sono estraneo, farò chiarezza. Intanto in paese, a Cinzia Uganeo, questa mattina non si parlava d'altro. Che verrebbe arrestato sarebbe una bella cosa, ma visto che non viene mai arrestato nessuno. Con lei sarebbe favorevole. Certo. Perché? Chi ha sbagliato paghi, giustamente, no? Che non si salva più nessuno, ho capito che ormai... Chi è dentro in politica o si comporta così o non è più un politico. A questo punto sono tutti uguali, non c'è via di scampo. Certo, effettivamente bisognerebbe che anche i politici, come tutti i cittadini, avessero lo stesso iter. Quindi ho sentito di altri arresti che ci sono stati, quindi si sa che per i politici all'inizio c'è questa corsia preferenziale in quanto devono aspettare l'autorizzazione. Ma cosa vuole? Per noi è quasi un paesano, lo conosciamo perché veniva anche qua a fare la spesa. Da parte di politica noi non è che abbiamo tanto conoscenza, no? Ci dispiace perché... Sembrerebbe che fosse comunque appunto coinvolto in questo giro di tangenti riguardo al MOSE. Cosa vuole? Tutte ormai le persone politiche in qualche maniera possono, a torto o a ragione, essere coinvolte, non saprei altro. Mai in Italia, diciamo che tutta una situazione così, non si riesce mai a capire chi ha ragione e chi ha torto. Sì, ogni tanto allora lo vediamo anche qui in paese, okay, non è una bella cosa sicuramente. Vi ha stupito, vi ha lasciato perplessi? Un po' sì, direi di sì. Non ve l'aspettavate? No, non pensavamo che succedesse una cosa del genere, ecco. Ed ora le parole dell'attuale governatore del Veneto, Luca Zaia. In questi minuti è in corso una conferenza stampa, una pagina nera per il Veneto, ha detto Luca Zaia. Abbiamo presentato in 4 anni centinaia di esposti alla procura per atti, dubbi e procedure sospette. Pulizia ed ordine, queste le parole. Si deve fare pulizia presto per sapere dove c'è la terra solida e dove comincia la palude. Nel momento in cui i fatti fossero accertati, ha proseguito Luca Zaia, la regione Veneto si costituirà parte civile, come sempre, da quando ci sono io. Più avanti saremo anche in grado di proporvi l'intervista, le parole del governatore del Veneto, Luca Zaia, ma sentiamo come la politica padovana ha preso questa notizia, a partire dai due candidati al ballottaggio per le prossime amministrative l'8 giugno. Dure le parole di Massimo Bitonci, candidato del centrodestra. Sono stati decapitati i vertici del Partito Democratico. Noi chiediamo a Rossi di ritirarsi dalla competizione elettorale, ha detto Bitonci, perché sono stati coinvolti anche due commercialisti, Giordano per la consulenza sulla fusione ACE Gas APS Bus Italia e lo studio Meneguzzo per il project financing del nuovo ospedale. Sentite le parole di Massimo Bitonci. Decapitati i vertici del Partito Democratico. Adesso vedremo se Renzi avrà il coraggio di venire a sponsorizzare la campagna elettorale del Partito Democratico qui a Padova. Poi ci chiederemo se Rossi avrà un cambio di programma, come è successo per l'ospedale l'altro giorno. Ci sarà cambio di programma anche sulla Patreve, visto che il suo amico sindaco di Venezia, Orsoni, è stato arrestato stanotte insieme ai vertici del Partito Democratico. Penso che sia una cosa vergognosa quello che sta succedendo. Noi ribadisco il concetto che è oggetto anche di comunicati che faremo oggi, faremo anche una commissione d'inchiesta, come è stato detto anche dal Movimento 5 Stelle,
ma noi la faremo comunale, dando la presidenza all'opposizione, magari al Movimento 5 Stelle, visto che è stato il primo che ha scoperto questo vaso di Pandora, e lo faremo sulla questione della fusione tra l'ERA e APL Acegas, che ha portato il ex sindaco Canonato poi a fare il ministro a Roma. Vogliamo sapere i conti, vogliamo sapere le perizie, vogliamo capire come mai è stata fatta questa fusione che ha creato problemi agli italiani, perché i servizi li vediamo tutti e sono indecenti. Il movimento Lega Nord non è stato minimamente sfiorato in Veneto, nonostante qualcuno abbia in queste settimane cercato di passare messaggi che il nostro movimento è un movimento che ha dei problemi. Rispetto alle stupidaggini che sono venute fuori l'anno scorso, questa è una vera bomba atomica. In Veneto la Lega Nord, Massimo Bitonci e gli altri amministratori sono puliti, pulitissimi. Altrettanto dure le parole del candidato del centro-sinistra, il sindaco reggente Ivo Rossi, che dice Zaia e Orsoni si devono dimettere, ma soprattutto poi risponde alle accuse mosse da Massimo Bitonci. Una cosa inquietante di cui si conosceva che sarebbe arrivata, che riguarda drammaticamente questa nostra regione, l'arresto dell'assessore Chisso, che è il braccio destro di Zaia, dice lunga su come venivano gestiti tutte le più grandi operazioni, e nel caso fosse capitato un mio assessore di sicuro i miei avversari avrebbero chiesto le dimissioni. È quello che faccio io nei confronti di Zaia, perché quando si ha la responsabilità di governo non se l'ha soltanto tanto per se stessi, ma anche per i tuoi collaboratori, perché anche il reato di omissione in politica ha un valore, e in questo senso io credo che debba essere conseguente. Zaia si dimette, e così dovrebbe fare anche Orsoni. Il commento di Ivo Rossi sull'inchiesta del Mose che ha sconvolto il Veneto: la mia giunta non è mai stata nemmeno sfiorata da sospetti di questo genere. Vorrei ricordare che la Tangentopoli padovana è nata negli anni 90 da un mio esposto. In questo momento sta partendo una campagna indegna da parte del signor Bitonci, l'uomo del partito di Belsito, come si chiamava? Belsito, cosa del genere? Belsito, perfetto, l'uomo dei diamanti, cioè gente che dovrebbe soltanto stare zitta. Lo dico perché parlo con cognizione di causa, in quanto la nostra amministrazione governa da 10 anni, non è mai nemmeno stata sfiorata nemmeno da una chiacchiera. Tra gli arrestati anche l'amministratore delegato della Palladio Finanziaria S.p.A., il vicentino Roberto Meneguzzo, che doveva occuparsi del project financing del nuovo ospedale. Chiaro che non si può lasciare indifferenti, il project è stato consegnato alla regione, protagonista è la regione, quindi Zaia, non certamente il comune di Padova, che ha un unico compito che è quello di natura urbanistica, e anche questo è un elemento in più. Per quanto mi riguarda, dopo bisogna guardare le carte, insomma si può decidere tranquillamente di azzerarlo. Ho sempre detto che i soldi li deve mettere la regione, e questa non può diventare una scusa per dirottare tutti gli investimenti su altre città o togliere lo IOV, come ha fatto anche recentemente. Oggi nella lunga diretta di Rete Veneta è intervenuto anche un rappresentante del Movimento 5 Stelle padovano, Jacopo Berti, che appunto ha chiesto delucidazioni sull'inchiesta, il Movimento 5 Stelle che per primo aveva puntato il dito proprio sul Mose. Purtroppo il modus operandi di queste persone è ripetitivo. Dove c'è un grosso appalto, dove c'è un grosso spostamento di denaro, l'importante è riuscire a prenderne una parte per sé. Noi siamo andati appunto attraverso i nostri studi a vedere che esistono delle forti incongruità in quella che è stata la fusione tra Acegas APS e il gruppo ERA, operata dall'allora giunta del sindaco Zanonato. Abbiamo fatto un esposto alla Corte dei Conti, la Corte dei Conti in questo momento sta indagando, sta riuscendo a capire quali sono i problemi. Qual è la vostra accusa? La nostra accusa è quella di aver creato un danno alla città di Padova per quasi 200 milioni di euro. È una cosa che è finita persino sul Fatto Quotidiano, quindi un giornale a livello nazionale ha fatto un'inchiesta su questo non più di 10 giorni fa.
Jacopo Berti del Movimento 5 Stelle è intervenuto anche sulla faccenda della fusione Acegas-APS, era che riguarda il comune di Padova. Una notizia, uno stralcio dell'ordinanza che ha portato ai 35 arresti oggi nell'inchiesta sul Mose, quanto scrive il giudice per le indagini preliminari di Venezia. L'ex presidente della Regione Veneto Giancarlo Galan, l'ex generale della Guardia di Finanza Vincenzo Spazianti, i dirigenti del Magistrato delle Acque Patrizio Cuccioletta, Maria Giovanna Piva e l'assessore regionale alle infrastrutture Renato Chisso, ciascuno di essi per anni e anni ha asservito totalmente l'ufficio pubblico che avrebbe dovuto tutelare agli interessi del gruppo economico criminale, lucrando una serie impressionante di benefici personali di svariato genere. Questo quanto scrive il giudice per le indagini preliminari di Venezia nell'ordinanza che, ricordiamo, ha portato all'arresto l'assessore regionale Renato Chisso, il consigliere del Partito Democratico, del Partito Democratico, e poi anche il sindaco di Venezia Giorgio Ostoni, ha richiesto anche l'arresto per l'ex governatore del Veneto Giancarlo Galan. TG Padova termina qui, vi continueremo ad aggiornare su questa inchiesta, rimanete con noi, buona serata.